Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. In una serata elettrizzante, poche ore fa il Grande Fratello ha scatenato un turbinio di emozioni e colpi di scena. Protagonista indiscussa della puntata è stata Perla Vatiero, che ha incendiato il palco con le sue accuse vibranti contro Beatrice Luzzi. Beatrice, con la sua solita eleganza, ha sapientemente ribattuto, trasformando il confronto in un duello di stile e intelligenza. Ma non è tutto! Una svolta inaspettata ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Monia La Ferrera, la cui riservatezza ha sempre suscitato mistero, sembra nascondere un segreto fuori dalla casa. Una frequentazione misteriosa che potrebbe essere la chiave del suo comportamento enigmatico con Massimiliano Varrese. La rivelazione ha scosso Monia, portandola a un crollo emotivo, delusa e ferita. E non finisce qui, lacrime e rimorsi hanno travolto anche Vittorio Menozzi, tormentato dai sensi di colpa per non aver preso posizione nei litigi. Il suo momento di vulnerabilità ha toccato il cuore di molti, rivelando un lato umano e profondo del concorrente. Alfonso Signorini, padrone di cerimonie, ha affrontato con coraggio il dilemma di Monia e Massimiliano. La tensione è salita alle stelle quando ha citato un certo Giovanni, l'uomo misterioso legato a Monia, scatenando un nuovo conflitto. Monia, pur affermando di essere single, si è vista respinta da un Massimiliano deluso e confuso, che ha insinuato un malinteso che ha lasciato Monia devastata. La serata si è trasformata in un vortice di emozioni. Monia, cercando conforto, si è confidata con Beatrice e altre inquiline, ma ha trovato solo ulteriore delusione. Beatrice, dal canto suo, ha difeso con forza la sua integrità e reputazione, rifiutando le accuse con un discorso potente, che ha lasciato tutti senza parole. Vittorio, nel suo momento di sconforto, si è isolato, lottando con i propri demoni interni. Ha confessato a Beatrice il suo conflitto interiore, combattuto tra il desiderio di prendere posizione e la paura di essere escluso. Beatrice, con parole di incoraggiamento, lo ha spinto a seguire il suo istinto, liberandosi dai condizionamenti. Perla, infine, si è rivelata sicura di sé e della sua performance contro Beatrice, convinta di aver vinto l'approvazione del pubblico. Ma Beatrice, sempre più convinta del suo ruolo nel programma, ha visto nelle parole di Perla una mancanza di spontaneità e una certa volgarità. E come se non bastasse, Fiordaliso è intervenuta con una presa di posizione inaspettata, schierandosi a favore di Beatrice e rivelando le vere motivazioni di Massimiliano, aggiungendo un ulteriore strato di complessità a questo intreccio di passioni e strategie. Una serata di passione, lacrime, confronti e rivelazioni che ha tenuto tutti incollati allo schermo, lasciando promesse di ulteriori colpi di scena nel futuro del Grande Fratello. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!